Parliamo di cinema, una tenera vipera, ad ogni genera che oggi è bigama, all'anima libera che non ha più fisima, a gente cinica, misera e anonima, chi vive a Panama ed è morta veneta. Parliamo di cinema e di ciò che ci va. John John Nostalgia Broadcast. Benvenuti a una puntata speciale, extra del numero 5, Broadcast. Numero 5. Numero 5, puntate tu brevi ma intense. Siamo alla Casa del Cinema di Roma, a Villa Borghese. Io no, ma gli altri hanno appena visto un film molto bello e di cui andiamo a intervistare il regista. A breve. Vediamo sempre lo studente Funcats. Tranne Montevideo, tranne no, dei compiti, poi altre cose, compiti pratici da vedere, però. È uno che si applica ma non studia. Esatto. Esatto. Solo pratica. Qui accogliamo un ospite finalmente con noi, Marco Barattin. Grazie mille. Detto Marco Baratta. E ci sono sempre Pirion, detto Alessandro Piri, e Cozzaron, detto Riccardo Cozzari, io sono purtroppo Ciavon, detto Fabrizio Ciavoni. Dietro la macchina presa abbiamo Fabion, detto Giannon. Tutto il mio interno Fabio Giannon. Fabio John John. Grazie Fabio John John, eccolo. Chiedevo una birra, non mi ricordo perché, ma se me lo dice mi fido e te lo offrirò. E abbiamo appena intervistato, poi vedete la puntata, Cristian Mungiu, il grandissimo regista di una Palma d'Oro, tra l'altro, quattro mesi della settimana di due giorni del 2007, ha fatto Oltre le colline, un altro capolavoro. Io volevo dire che... Qui ha messo 5 stelle. Certo. No, io ho visto il cinema, tra l'altro, non lo sai, che mi ricordo, lo vidi e pazzivo, poi non l'ho più rivisto, in realtà, però penso che sia un capolavoro. Quale? Oltre le colline. Ah. E quello prima di questo, non mi è piaciuto così tanto, però ok. Lo volevo dire, non fa che è, che era un padre e una figlia, che era baccalaureato in originale. Questo film si chiama Animali Selvatici, purtroppo, diciamo a Bim, un appello a Bim, vabbè, meglio di noi, niente, Bim, miglior casa di distribuzione, RMN, il titolo originale, e niente, che vogliamo dire? Esce il 6 luglio, sta facendo maggio, il 6 luglio è nata un po' sfortunatella, perché comunque cinema d'autore d'estate già di solito sì, esatto, poi d'estate. Ho però visto adesso agosto esce un altro film, che cazzo, è rapidissimo, minchia, esce mo, non lo so, l'avevo visto proprio, vabbè, adesso da guardare. Comunque sti cazzi, cosa possiamo dire del film? Che è molto bello e che è comunque un film cinema d'autore molto molto denso, molto intenso. Mi ha fatto anche una domanda sul fatto perché forse poi vedrete, per questo molto drammatico, molto bello, parla insomma di questo villaggio, correggimi perché tu l'hai appena visto, io l'ho visto per un po' qua. A villaggio ci sei? C'è un villaggio? La Romania, ecco quelli che volevo dire. Transilvania. Pardon. E no, volevo dire che mi ha ricordato un po' in un certo senso come film di, che sono per farvi capire in sala, poi è diversissimo, un po' Asbestos, no? C'è più qualcosa con Asbestos? Sì, diciamo c'è sempre paesino, sì, la comunità rurale che vuole stare sempre per conto suo, sì, sì, c'è esatto. Un po'. Che per conto suo, però non c'è l'elemento, cioè l'elemento thriller qua è raffreddato, sì. E non c'è Pirion, non c'è Pirion, sì, è vero, è vero. No. Si sente un po' la mancanza, devo ammettere, ogni tanto. Hai capito perché? Perché Pirion è no. Denis Menochon. Sì, infatti, no, sì, l'avevo. Questo buff è proprio Peter Von Kant. Esatto, Pirion Von Kant. Pirion Von Kant. Esatto. Cioè, questo non lo vuoi tagliare. Questo lo teniamo, questo è materiale. No, è anche Monsieur Lapadon. Monsieur Lapirion. Monsieur Lapirion. Che niente, è un film molto bello, andrà a vedere. Pirion, che dici? Tu hai visto altri film di regista? No, devo umiliarlo. Se è troppo umiliante, tagliamo. Ma tagliamo tutto di sta introduzione. Ma io consiglio, ho comprato 4 settimane, 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Porca puttana, è difficilissimo ricordarsi questo titolo. Ci sono mesi, settimane, giorni. Sì, però vabbè. L'ho comprato senza sapere di chi fosse, perché sapevo che il DVD era raro.
era raro per rivenderlo. Per rivenderlo. Poi non l'ho rivenduto perché ho scoperto che era un bel film. E poi quando l'ho visto è finito, è un bel film, è un gran bel film. Quindi vi consigliamo quello che è il suo secondo film, che è il film che l'ha portato alla notorietà, perché il primo che Fabrizio poi ha citato Occidente. Non è possibile trovarlo da nessuna parte. Legalmente non credo. Non legalmente non c'è. Mentre tutti gli altri, incredibilmente, sono tutti quanti disponibili sia in DVD che insomma servizi streaming. Tra... qualcuno era su Mubi, forse Baccarat, mi pare. E poi della fine. Non credo, no. Forse oltre le colline sta su Mubi. No, non mi sa di no, perché ho cercato, non mi sembra. Su Mubi trovate anche? Giulio. Tanto ci può. E anche Fuegelito, vabbè. E niente, e quindi recuperate innanzitutto, fate come Pierino, ma no, però non fate come Pierino, avrete l'opportunità di, cioè, come lui farà, di recuperare queste bellissime film. Oltre le colline, poi è bellissimo, c'è anche quello della Bini, insomma, scritto Bini. Io sai cosa io avrei voluto fare di domanda, che poi purtroppo non ho fatto nessuna. Le domande mancate. Il tipo... Oltre alla domanda che il rapporto con la figlia, con i figli, in realtà volevo chiedergli con la Fede. Ho capito con la Fede. Gli avrei voluto chiedere se aveva visto per caso, perché lui ha lanciato un'attrice in Oltre le colline, ha lanciato un'attrice che poi ha fatto un sacco di film, e ha fatto un film italiano, e volevo chiedergli se aveva visto quel film italiano in particolare. Ecco. Che è il film di un nostro ex ospite. Quindi perfetto. Che è Villetta con ospiti del messer Emanuele Matteo. Nostro che però purtroppo, diciamo, quel film non l'ha proprio azzeccato, diciamo. Ah, così lo dico. Sì, non ci è piaciuto. E diciamo che com'è che si chiama Cristina? È Flutur, diciamo che non esce bene in quel poi film. Poi anche l'altro in realtà ha fatto dei film, ha fatto Mary Shelley, no? Sì, era un Mary Shelley che non è quello con il Fanning. No, l'altro, ma ha fatto un altro, una specie di Mary Shelley o roba da horror così, che era Cosmina Stratton, che vinsero Coppa insomma, la palma per l'attrice a Cannes. Il presidente era? Non lo so. Nannion. Un saluto a Nannion. Saluto Nannion. Che prima o poi avremo finito. Sì. Lui Nanni Moretti sul video, quello di quando alla Cineteca, che è divertentissimo, del come si chiama? Video Club. Combini. Lui diceva che in realtà pochi, tipo solo due film gli hanno fatto vedere l'orologio durante le proiezioni del Festival di Cannes. Uno era La parte degli angeli di Kellucci, che posso dire carino, ma in realtà era uno dei peggiori di quel concorso lì. Lui è fissato con Kellucci, però ci sta che dopo dopo tre ore di film Oltre le colline, dopo un po' guardi l'orologio. No, ma l'unico dice che l'unico che non ha guardato Era La parte degli angeli e un altro che però non ha nominato. Non era, forse... Tipo quando ha detto Il sospetto e Amour dice che l'ha guardato l'orologio. Ah, ok. Coglione. Amour. Poi ha fatto vincere Amour, giustamente. Anche Il sospetto, purtroppo, il miglior attore. Gran bel film. Ciao, salutiamo Thomas Vinton. Non mi piace. No, ho detto non mi piace, non mi espongo. Poi sono messo su una persona... Vabbè, io direi anche dire basta a tutti questi deliri. è più lungo il delirio dell'intervista. Tu non hai detto un cazzo. Tanto. Io vi ho lasciato anche i microfoni. Tu è vero. Io adesso scomparirò e lasciamo questi tre Ma aspetta, cazzoni. Posso dire? Tutti hanno promozione fa... Non so di promozione di VD. Era carino. La prossima volta, come ci mandano. Esatto, niente di VD oggi da sponsorizzare. Andate al cinema al Saluglio a vedere il film e noi rilasciamo l'intervista. Ciao. Siamo qui alla Casa del Cinema, che ringraziamo dell'ospitalità, con il regista Cristian Mungiu, e siamo qui per parlare del suo ultimo film, RMN, Animali selvatici. Selvatici. Sorry. E niente, lascio a Marco la domanda, perché mi sa che lui è più strong. Vai. Buonasera, innanzitutto. Di nuovo complimenti vivissimi per il film, che ho trovato bellissimo.
E durante la conferenza stampa che si è tenuta qua, lei ha detto una cosa che mi ha colpito molto e che ho notato appunto nel film, è che lei si rifiuta di fare tagli, editing per ogni scena, essenzialmente. Ogni scena appunto in questo film, come negli altri, è un intero piano sequenza, per così dire. E una cosa che mi piacerebbe approfondire è proprio quali sono le motivazioni che la spingono. In questo, che è un processo in realtà poi anche immagino abbastanza complesso poi da realizzare sul set, eccetera, quindi vorrei sapere perché appunto questa scelta. It's a longer answer in the sense that as a filmmaker, at some point you need to think about the specificity of your means as an artist. And what is specific to cinema? That's not very easy to say because it has images, but images are present in paintings and pictures, and it has music, but you know, music is present in some other parts as well. So if you start thinking what is specific to cinema, it's not me coming up with it, but if you read about this, it's the capacity of cinema of capturing a moment of time in its evolution, the way it was, and keeping it like this, on condition that you don't cut. And actually, you know, it's coming more from André Bazin. And if you think about this, and I did this at some point, I decided that I would work following this idea for a while because my main aim when I started making films was not to make films inspired by other films, because films are already an interpretation of life. But I really wanted to observe life and reality the way it is. And you know, there is no editing in life, unfortunately. We have to live all the unglorious moments of our lives, which can pass as insignificant, but still, it's part of who we are. And then, my way of filmmaking is a way of transferring this on screen. Can you make a film in which the director will abstain from telling you as a spectator, this is more important than this, and I will cut off the moment in between because it's not important, and I will take the camera and move on closer so you can see the tears? Well, I think this is a bit manipulative and quite simple, and I respect the spectators a lot, so then I thought that I could come up and build a system which is more natural and closer to reality. Because besides shooting in just in master shots, there are some other rules that I follow internally because I feel it's a more ethical way of filmmaking. I don't use added music because there's no music. The feelings in a film should come from the situation, from the actors, not from listening to Chopin. Chopin is great and film music is great, but you know, it's a very simple way. If you take out the music from an American film, there's nothing much left over there. Or making the rhythm from the scissors, that's very easy. But can you be truthful with the situation, just with the actors? That's way more complicated. And the other thing is an effort of trying to make yourself as a director as little visible as possible, because already you make a lot of choices. You decide about what you want to talk about and how. And therefore, in my films, I try not to move the camera unless the camera is following a character, and to keep the distance somehow, and not to express my own beliefs as a person, as a citizen. I quote the opinions of some people in a given situation, which happens to be complex. Io voglio chiederti, ho notato che il primo film era il primo film. Occident. Yes, I will say Occident, Occident. yes. Occident, sorry. Yes. No, volevo dire che secondo me quello, cioè, è un media, sostanzialmente, è un film molto divertente, che mi ha divertito molto, anche con la parte di alcuni personaggi italiani, che era molto divertente. Volevo sapere se questo passaggio direttamente invece è un film molto più drammatici, molto più densi, molto più, se
sentiti, pesanti, molto più intensi, ha a che fare con un cambio di prospettiva autoriale, di dire voglio cambiare genere, o ha a che fare anche con il paese, cioè con la Romania, che magari è un paese che magari con il passaggio degli anni il sentimento di vivere in quel posto, in quel paese è cambiato, e quindi c'è meno voglia di commedia, ma più invece di, non lo so. It doesn't have much to do with the country. It has to do with something else. Occident was my first film. Sì. And for your first film, you're trying to check out if you are capable of creating the kind of reactions that you want to create in the audience, and to tell the story in such a way in which the audience will understand and react the way you plan. Or at least this was what I wanted to do. And I was a filmmaker coming from being a spectator. I was not a great cinephile. I didn't, I couldn't watch cinematic films because I was not from Bucharest. I was living during the communist times. So I was seeing all kinds of films. So I had the needs of a regular spectator, and I wanted to make sure that I can make a film with an impact on spectators. And this is why I started like this, and I somehow succeeded into making a popular film. But there's something which changed after that moment. On one side, there is something connected to the country. From that moment when I made the film until the moment when I made the next film, Romania pretty much managed to lose all the single screen theaters that it still had. So all of a sudden, there was no point into trying to make very popular films because there were no theaters left and no audience left. Mm-hmm. Then I learned something by screening that film abroad in a lot of festivals, that there's a bigger, wider audience looking at you, very curious into what stories you want to say. You don't necessarily have to stay local. Mm-hmm. And in these 5 years, from my first to my second film, I could, at the same time, I became bolder and more experienced as a filmmaker, because at the beginning you are kind of shy, you have a lot of confidence, you want to prove that you're smart, but then you start having the strength of being more yourself and doing more complicated things. Sure. And for me, more complicated things meant doing simpler things. Sure. Simpler things are more complicated to do, not spectacular things. Yeah, so cinema, boy. In cinema, absolutely. And I thought that after that first very intricate film, I was strong enough to get back to something that I was experimenting in the film school and working with these very long shots, trying to have a film inspired more by reality and not by cinema. And this is how I came up with that second film with pretty much generated the style that I used later on in my cinema. Beh, dobbiamo salutare e ringraziamo Christian. Avevo voluto fare una domanda anch'io, però purtroppo il tempo non c'è, e niente, ringraziamo e consigliamo il film di andare a vedere al 6 luglio al cinema. Grazie. Grazie mille. Grazie.